Giusto un paio di settimane fa mia sorella è venuta da me dicendomi: "Guarda, ho finito la memoria sullo smartphone, non riesco più a fare nulla." Che cosa fare dunque quando compare la temutissima notifica che la memoria di Android è quasi piena? Beh, nessuna paura, oggi ve lo risolvo io il problema, così d'ora in poi a chiunque vi dirà che ha finito lo spazio sullo smartphone vi basterà linkargli questo video e risolverete il problema anche a lui. Comunque ho molto da dirvi, per cui iniziamo dopo la sigla. Allora, la prima cosa da fare se non riuscite proprio più a installare nulla sullo smartphone è di pulire la cache delle app. La cache sono praticamente dei file che l'app salva sullo smartphone per non doverli riscaricare continuamente e essere più veloce ad avviarsi e a caricare i contenuti. Andate dunque a pulire la cache di social network come Facebook, Instagram, ma anche YouTube e del browser come ad esempio Chrome, che sono alla fine quelli che scaricano più cose e possono arrivare a usare veramente tantissima memoria. Ma anche pulire ad esempio la cache dei giochi è una buona idea. Comunque, poi quando riavviate quella determinata app e ricominciate ad utilizzarla, man mano la cache viene ricostruita, per cui è una soluzione che non è definitiva nel tempo, ma ci può consentire di liberare il giusto spazio per proseguire con i passaggi successivi. Appena avete giusto 3 MB liberi, potete installare Memory Map. Quest'app è leggerissima ma è anche potentissima perché essenzialmente vi fa vedere tutto il contenuto della memoria del vostro smartphone diviso in rettangoli che hanno una dimensione in proporzione a quanto spazio è occupato da quella particolare cartella. Tipo, nel mio caso vedete che WhatsApp si occupa da solo praticamente un terzo della memoria. Poi abbiamo un bel po' di spazio occupato da DCIM, ovvero le foto e i video che ho scattato, un altro po' di spazio occupato dalla musica offline e invece la cartella download è già abbastanza pulita. Poi avventuriamoci nella cartella Android e qui vedo che un bel po' di spazio occupato da AutoChess, che è un gioco a cui non gioco praticamente più. Poi c'è Telegram, che sarebbe Telegram X, che ha un sacco di GIF e video salvati. C'è Spotify, in cui potrei svuotare la cache. E quest'altra cartella di cui non vedo bene il nome, per cui vado nelle informazioni e vedo che è YouTube. Quindi anche qui potrei andare a svuotare la cache. In sostanza, quindi, da quest'app potete capire dove è più importante intervenire con i prossimi passaggi di questa guida. E nel frattempo potete eliminare qualcosa per liberare spazio, come ad esempio le immagini inviate su WhatsApp, che se le avete inviate probabilmente le avete già in una copia nella vostra galleria, oppure potete andare a eliminare della musica che non ascoltate mai, o le thumbnails in DCIM, che sono praticamente le anteprime rimpicciolite che vedete all'interno della galleria e che poi quindi verranno rigenerate. Ma intanto potete installare qualche altra app per procedere alla pulizia della memoria. Quando avete circa un 40 MB liberi, potete installare il gestore di file di Google, che oltre ad essere un ottimo gestore di file, ha un sacco di opzioni per liberare la memoria dai file superflui integrate, e essenzialmente tutto ciò che vi offre quest'app potreste farlo a mano tramite l'app di prima. Però qui è tutto più semplice e intuitivo e si occupa l'app stessa di trovare file inutili, doppioni, file troppo grandi e di consigliarvi di cancellarli mostrandovene prima un'anteprima, così potete selezionare solo le cose veramente inutili. Infine c'è una terza app sempre improntata alla pulizia della memoria che si chiama SD Made. Quest'app è la più potente delle tre e pesa sempre intorno ai 40 mega, però ha tantissime funzioni già in versione base e ancora di più in versione a pagamento. Già con la base potete eliminare eventuali file residui di applicazioni disinstallate che hanno lasciato file sparsi per la memoria, potete fare una pulizia del sistema e migliorare la compressione dei database usati dalle vostre app. Poi con la versione a pagamento, che costa 3,69 euro, potete anche pulire la memoria utilizzata dalle varie app, cioè la cache e eventuali altri dati inutili, e soprattutto eliminare velocemente tutti i file duplicati nel vostro smartphone. Che, come si può vedere, arrivano principalmente da WhatsApp. Se volete un tool completo e molto efficace, può valer la pena di comprarlo. Se no, manualmente potete spendere un po' di tempo e avere dei risultati alla fine molto simili. Come abbiamo visto da Memory Map, io ho AutoChess installato che pesa tantissimo e non ci gioco mai. Anche se è un consiglio banale, dunque fatevi un giro con attenzione sul drawer delle applicazioni e disinstallate tutte quelle app che non usate più, soprattutto i giochi che pesano sempre abbastanza. Se avete invece app preinstallate che non potete disinstallare, andate nelle impostazioni delle app e fate cancella spazio di archiviazione, che riporta praticamente l'app ex novo come se non l'aveste mai aperta. E appunto non apritela più, così non genererà né cache né nulla.
Pensate anche se un'app vi serve veramente o no. Se avete l'app del vostro gestore telefonico o del gestore dell'elettricità solo per vedere il saldo e le bollette, disinstallatele e quando ogni tanto vi servono queste informazioni, collegatevi al sito tramite il browser. E infine un consiglio importante per le app è che se avete poco spazio cercate di ricorrere alle varianti light delle app più famose, tipo Facebook pesa 58 mega mentre Facebook Lite pesa meno di 2 mega. E a parte il peso iniziale, le varianti light sono pensate proprio per consumare meno spazio di archiviazione e meno dati internet, oltre ad appesantire di meno lo smartphone, quindi veramente sono consigliatissime. Un altro strumento fantastico che dovete utilizzare è Google Foto. Questo perché Google vi consente di tenere in cloud il backup di tutte le vostre foto in alta qualità e gratuitamente. E appena avete fatto il backup c'è un semplice tasto che vi permette di liberare un sacco di spazio eliminando le foto dalla memoria del vostro smartphone. I backup potete impostare che avvengano solo su Wi-Fi o anche su rete dati e in questo modo non perderete mai una foto e nemmeno se vi si rompe lo smartphone. Per cui se non avete veramente un traffico dati internet esiguo e non vivete in una zona dove non prende mai, mettete tutto in cloud e non noterete praticamente la differenza, se non che avrete un sacco di memoria libera in più. Come abbiamo visto prima, comunque una buona porzione di memoria se la occupa WhatsApp, che salva doppioni di file, foto, video, documenti, note vocali, tutto è sulla memoria del vostro smartphone. Qual è il problema? Che in mezzo a tutta la spazzatura di foto e video inutili ci potrebbe essere un qualche elemento a cui teniamo particolarmente, un ricordo, una foto importante. E allora come facciamo? Il mio consiglio dunque è di collegare il vostro smartphone Android al PC e impostare il collegamento su trasferimento di file. Poi dal PC entrate nella memoria interna dello smartphone e entrate nella cartella WhatsApp, da cui essenzialmente potete prendere la cartella media e fare un taglia e incolla da qualche parte sul vostro PC. In questo modo toglierete dallo smartphone tutti i contenuti multimediali di WhatsApp, che quindi non saranno più accessibili dalle chat sul telefono, ma li avrete conservati sul PC e li potete scorrere navigando tra le varie cartelle manualmente, oppure in futuro potete anche rimettere il contenuto di questa cartella dentro alla cartella WhatsApp dello smartphone e tutto tornerà come prima. Se invece utilizzate Telegram la situazione è molto più rosea, perché Telegram salva le cose sui suoi server online e dunque anche cancellando tutti i media dal vostro smartphone comunque li potrete riscaricare in futuro a patto di avere una connessione ad internet. Comunque ovviamente Telegram tiene una copia locale delle cose che visualizzate, per cui per ripulirla di tutta la cache di foto e video visti mesi e mesi fa e che ovviamente non vi interessano più, vi basta andare nelle impostazioni, dati e archivio, utilizzo archivio e qui innanzitutto impostate mantieni media a una settimana, io vi consiglio, così automaticamente dopo una settimana che avete visto una cosa la toglie dalla memoria. E poi svuotate la cache e pulite il database locale, senza nessun timore di perdere nulla. Comunque non sono solo le app di messaggistica che possono occupare tanto, anzi, ancora peggio, potrebbero fare le app di streaming. In particolare, se usate Netflix, controllate di non aver scaricato in passato dei film o delle intere serie TV, magari in occasione di una vacanza o di un volo in aereo, e poi di averle lasciate lì dopo averle guardate. Andate dunque nelle impostazioni dell'app e intanto sulla qualità del download impostate standard se avete poco spazio sullo smartphone, così i film scaricati peseranno meno. Poi se avete una schedina SD impostate che il download venga messo sull'SD e infine per liberarvi di tutte le cose vecchie che avete scaricato in precedenza eliminate tutti i download. Oppure in alternativa se avete ancora delle cose scaricate che vi servono andate nella scheda miei download e selezionate a mano cosa eliminare e cosa tenere. L'importante è lasciare il meno possibile perché ogni video pesa centinaia di megabyte. Anche per Spotify è importante tenere d'occhio i download. Intanto andate subito nelle impostazioni e su qualità della musica mettete normale per quella scaricata, così occuperà meno spazio e volendo pulite anche la cache. Inoltre se avete una scheda SD scendete fino in fondo alle impostazioni sotto la voce altro e qui dovreste trovare la voce archiviazione e lì potete impostare che l'app salvi tutto sulla scheda SD. Comunque andate poi nella vostra raccolta e qui se avete scaricato qualcosa che sia musica o podcast vi basterà andare sulla scheda download e per tutto ciò che non vi interessa più avere offline, perché magari è musica che non ascoltate più o podcast che avete già sentito, vi basta toccare i tre puntini a lato e selezionare rimuovi dai download.
L'ultimo consiglio che vi voglio dare è per chi può mettere nello smartphone una schedina micro SD, e il consiglio è appunto di non andare al super risparmio quando andate a comprare una micro SD, perché se ci mettete una schedina piccolissima che magari è pure vecchia e lenta, sì, magari aumenterete leggermente lo spazio a disposizione, però andrete comunque a rallentare lo smartphone, quindi non sarà una soluzione ottimale al vostro problema. Andate dunque a comprare una schedina almeno di classe 10 quando la dovete comprare per il vostro smartphone, e dopo averla inserito ovviamente andate a controllare nelle impostazioni cosa potete effettivamente spostare tra app e file dentro alla schedina, perché se la comprate e la inserite ma poi nulla è sulla schedina e tutto rimane sullo smartphone, è come non averla. Bene, se seguite tutti questi consigli potrete liberare veramente tantissima memoria sul vostro smartphone e ridargli veramente vita, anche perché dovrete sempre cercare di dargli almeno 1-2 giga liberi a disposizione, perché Android funziona al meglio se ha un po' di spazio su cui poter andare a mettere file temporanei e cose del genere, quindi tenetelo sempre leggermente con un margine di spazio vuoto e vedrete che la differenza in termini di prestazioni si farà evidente. E l'ultimo consiglio che vi voglio dare: se invece dovete comprare un nuovo smartphone per adesso 2019, prendete uno con almeno 32 GB di memoria, ma già se guardate questo video a fine 2020 o inizio 2021, allora probabilmente sarà importante averne almeno 64 di giga, perché le app man mano che passa il tempo diventano sempre più complesse, con più animazioni, più funzioni e dunque pesano di più. Quindi la differenza di 30 euro per prendere il modello con più memoria può fare veramente la differenza tra uno smartphone che dopo pochi mesi è pieno e si inchioda e uno smartphone che invece potrete tenere a lungo senza mai avere problemi di prestazioni. Per questa guida dunque è tutto, se vi è stata utile lasciate un like e condividetela con tutti gli amici e i parenti che hanno problemi di memoria piena su Android. Per il resto, se conoscete altri trucchetti lasciateli qui sotto con un commento e fateci sapere anche se volete nuove guide in questo stile in futuro, e vi lascio qui sotto in descrizione anche il link alla guida scritta passo passo per chi vuole avere un punto di riferimento più fisso, diciamo. Per il resto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo Android, e io sono Alberto Giudice per tuttoandroid.net, ci vediamo in un prossimo video, ciao!